Bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightwork e ciao a tutti. Allora, quello che avete visto nei primi secondi di questo video non è altro che un visore, un proiettore di ologrammi che ho costruito con l'aiuto del Lightwork. Infatti l'ho assemblato andando a tagliare del cartoncino, ma lo vedremo dopo la sigla. Per costruire questo visore di ologrammi servono poche cose. Quelle che vedete sono i pezzi che ho tagliato utilizzando del cartone, del cartoncino. Lo potete fare anche in multistrato, lo potete fare un po' come volete e il progetto è abbastanza semplice da fare. Il progetto che ho fatto io e quello che, se qualcuno lo vuol fare, è quello deve basarsi su due cose. Primo, le dimensioni dello schermo del vostro smartphone o dello smartphone che userete per proiettare, diciamo, un video che non è solamente natalizio, ma ce ne sono tantissimi in rete, sono molto belli da vedere e praticamente danno questa tridimensionalità perché abbiamo bisogno fondamentalmente di tre cose: una scatola che ci possiamo costruire da soli come un piccolo progetto, poi abbiamo bisogno dello smartphone che proietta e poi di un vetro che deve essere inclinato a 45 gradi di fronte alla finestra, che è quella che vede. Dietro è aperta la scatola, davanti è aperta, si chiude dalle parti e sopra ha una fessura per poter poggiare lo smartphone. Come vedete da questa immagine che vi faccio vedere adesso, ci si poggia sopra lo smartphone, viene proiettato l'immagine sul vetro, lo riflette e lo vedete. Logicamente sullo smartphone potete fare come ho fatto io, ci mettete una musica, eccetera. Si trovano dei video sulla rete, ce n'è uno bellissimo con il sistema planetario, ce n'è uno bellissimo con dinosauri, uccelli che volano, farfalle, meduse, pesci, c'è di tutto. È divertente da fare. È una cosa un po' nuova, perlomeno nei vari gruppi e siti di laser non l'avevo ancora visto realizzato e mi è piaciuto perché ho visto un video e il video che ho visto, ma quasi quasi mi metto a progettarlo. È stata un po' una sfida che ho voluto fare ed era un regalo, perché francamente vi ho regalato tanti progetti di palle di Natale, di soggetti natalizi, eccetera. Però questo qui è carino, perché secondo me questa scenografia, poi con la musica, eccetera, eccetera, è anche un po', fra virgolette, a mio avviso, una novità nel nostro mondo. È per questo che ho tenuto a farlo e mi ha fatto ritardare anche di un giorno la pubblicazione di questo video perché ho avuto qualche intoppo. Allora, il materiale è facile da reperire, quindi abbiamo il multistrato, altrimenti fate come ho usato una scatola di cartoncino. Dovete prendere le misure esatte, dovete prendere le cose che vanno per il vostro smartphone e il vostro vetro. Il vetro potete prendere, vi dico quello che ho preso io, ho preso una cornice, l'ho pagata poco più di 1 euro, meno di 2 euro dai cinesi, ho tolto il vetro dentro e l'ho messo a 45 gradi all'interno della scatola. Se volete vedere il video completo, ve lo metto. Se volete poi vedere altri video, magari mi scrivete su posta elettronica e vi mando magari qualche link che mi sono scaricato. Io adesso vi saluto. Se volete vedere tutto il video, ve lo metto adesso, tanto è abbastanza veloce, 1 minuto, e colgo l'occasione per iniziare a farvi gli auguri di Natale. Ciao a tutti e al prossimo video. E spero che questo vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanellina perché sapete che ogni tanto vi riservo qualche sorpresa. Ciao a tutti e di nuovo.